Direttore, come è iniziata questa avventura qui a Rocca Porena della Nocerina? Ma intanto abbiamo cambiato località. L'anno scorso siamo stati a Carpegna ed ha portato bene, però visto che non crediamo a queste cose abbiamo scelto un posto più consono per un ritiro, una squadra che debba affrontare un campionato come la Serie B. Sembra tutto perfetto anche se oggi è solo il primo giorno. Ecco, è solo il primo giorno oggi di lavoro, una squadra ritoccata nei minimi dettagli, ecco, quanto volevate. Sì, l'obiettivo nostro era quello di riuscire a confermare la maggior parte del gruppo e credo che ci siamo riusciti. Abbiamo cercato di mettere dentro dei giovani affidabili e bravi secondo noi per la categoria, ne arriveranno ancora altri due o tre, poi se c'è con il mister parleremo, se c'è da correggere qualcosa lo faremo tranquillamente. L'arrivo di Plasmati, un giocatore di grande qualità e esperienza, lei lo conosceva? No, con Plasmati abbiamo avuto la fortuna di giocare insieme. L'amicizia certe volte ti riesce a far fare cose che magari non avendola non riesce a fare. Gianvito è venuto qui, si sta allenando con noi, aspetta una risposta da una squadra importante all'estero. Noi siamo felici di ospitarlo, poi se questo matrimonio dovesse concretizzarsi saremmo felici noi e sicuramente felice Gianvito. Arrivò anche di molti giovani che sicuramente daranno vivacità a una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato a mani basse e che quest'anno deve salvarsi senza fatiche. Sì, l'obiettivo principale è la salvezza, con fatica o senza fatica, l'obiettivo principale è la salvezza. Credo che adesso il calcio vada verso una rivoluzione, l'arrivo dei giovani è proprio orientato in questa direzione, mettere gente fresca, gente che ha voglia di lavorare, gente soprattutto che in questo momento magari non ha mai assaporato la B e in questa categoria può esprimersi al meglio dando quel contributo in più che gente di categoria forse non potrebbe dare o non riuscirebbe a dare per motivazione. Con la Nocerina di oggi possiamo dire che è ancora un cantiere aperto, ancora lavori in corso. Sì, lavoro in corso perché va completata, però di cantiere aperto non parlerei, lo ripeto, l'obiettivo del mister era, il mio era quello di confermare il 60-70% del gruppo e oggi sono tutti qui a lavorare. Quattro ragazzi bravi sono arrivati, arriverà domani credo Farias con noi, un portiere ancora e un difensore giovane e poi vedremo se c'è da correggere per qualche giocatore importante lo faremo. Già dai prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi. Ma sì, sui giovani penso che qualcosa si possa muovere anche subito, anche perché i bravi in giro purtroppo non ce ne sono tanti e allora su quei giocatori bravi ci vanno tutti. Ci siamo andati anche noi, è chiaro che tanti rapporti che ci sono nel tempo e sono radicati fra società vengono favoriti, noi partiamo un po' dietro, però quelli che volevamo prendere ce li siamo prefissi e li abbiamo portati a casa, qualcuno no, cercheremo il sostituto migliore.